numero 15, Colarusso Emilio, con 1M50C. Diego, dammi il foglio, grazie. Numero 22, Mercurio Michele, con 1M50C1. Prego di fare un applauso. Primo Colarusso Emilio. Ha proposto vincente nella seconda manche. Invece Claudio Castaldo è arrivato terzo col suo 50C1M. Un applauso. Eccolo, Colarusso. Claudio, non so che ti è preso nella seconda e terza manche. È un numero. E com'è? La prima andava bene, la seconda no. E chi non ha avuto la grazia? La seconda no. OM Day d'Italia. Fai successo in Italia. Colarusso. Secondo, Mercurio Michele. Terzo, incredibilmente, ripeto incredibilmente. Bravo, molto più spedito. Claudio Castaldo. La prima sì, la seconda. Grazie, la prima sembra. Un applauso! Forza! Bravi, bravi! Grazie, bravi, bravi. Grazie. La ratura con i cingolati. Mi raccomando, la ratura è sempre consigliata attorno ai 35, massimo 40 centimetri, però né di meno né di più. Da quanti anni guida il trattore?
Grazie! Per 40-41. Voi mi dovete dire, il primo trattore che avete guidato in vita vostra, l'età e che anno era? L'età non mi ricordo, trattore, il 25. Il 25 cingolato? Cingolato. Quindi 25 e 5. 25, i primi trattori. Quindi sarà stato nel 53, 54? No, 44, 45. Allora era quello a petrolio. Aveva sì. Fatto fare il boghetto. Il boghetto che a Foggia ce ne stavano, che lì i 40, 45 fietti, ce ne stavano una cosa che avevano mandato in Africa. E poi dopo che trattore avete guidato? Oh, l'Antaldi Fossato. L'Antaldi Fossato. Ecco, ce l'ho pure qua. Ecco. Questo è ingegnere Renato, ne ho 5 anni, 6 anni. No. La giornata, divertente e ricca anche di buoni rapporti, si è conclusa con le premiazioni. Hanno ricevuto un attestato di partecipazione tutti coloro che hanno portato un vecchio trattore. Angelo Castaldo, Rocco Mandato, Antonio Gian Gregorio, Claudio Castaldo, Pasqualino Pico, Vincenzo Carpentiero, Angelo Di Chello, Antonio Paradiso, Michele Mercurio, Vincenzo Nardone, Emilio Colarusso, Antonino Zullo, Simone Pascucci e Giuseppe De Simone. Un premio speciale agli organizzatori e ai possessori di OM più anziani, Rocco Mandato e più giovane Emilio Colarusso. Grande gioia alla fine, con una parola d'ordine. Ci rivedremo il prossimo anno. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you've got to do is call on, and I'll be there, yeah, yes, I'll be there. You got a friend. If the sky high above you should grow dark and full of clouds, and that old cold north wind should begin to blow, just keep your poor head together now and call my name aloud. È stata data da Futuridea, associazione presieduta dall'onorevole Nardone, che ci ha aiutato tantissimo e che è un gran, soprattutto è un grandissimo amante di trattori OM. Un applauso, grazie. Grazie Antonio Gian Gregorio. Devo dire un grazie a tutti voi perché è stata una splendida giornata, bella, ricca, anche di buoni rapporti. Quindi grazie a tutti gli organizzatori, simbolicamente a tutti, a Giuseppe Molinaro, va bene? Anche voi l'auspicio è continuare. Grazie. Sì. Signora, però vorrei dire una cosa, siete invitati perché quel signore lì che sta riprendendo è uno degli operatori storici dell'agricoltura italiana. Lui da 40 anni ha filmato l'Italia e la storia dell'agricoltura. È un nostro onore averlo avuto qui, ci facciamo un applauso, si chiama Cesare Pezzi. È una casa cinematografica specializzata solo per l'agricoltura, dove io ho collaborato a scrivere testi con un altro nome perché non mi potevo permettere di scrivere di agricoltura. Allora mi chiamava Agreste, e quando trovate dei filmati, dei documentari che trovate il nome Agreste, adesso lo posso dire, sono io. E un ringraziamento a LTV perché anche loro hanno collaborato. Ma che cosa ci sarà? Che tutto quello che è il materiale che hanno girato verrà arricchito di alcune note storiche sui trattori OM e saranno presentati qui nei prossimi giorni, con calma,
e passeremo una serata facendoli vedere. Va bene? Va benissimo. E grazie a Giovanni, l'unica cosa che non ti fa male in vita proprio quando facciamo questa cosa, questi saranno poi capi, saranno morti. Ma la miseria. Grazie. La prossima volta stai a te. Bene. Grazie Presidente, grazie tantissimo, onorevole Nardone. Thank you.